Giuseppe Mattia, vice sindaco di Piazza Armerina, alla vigilia della festa di Maria Santissima delle Vittorie. La festa, il palio, insomma, sono come il Festival di Sanremo, sono sempre critiche, però quest'anno sembrano piuttosto pesanti, insomma. Siete stati un poco lenti, lentacci. Ormai i soldi sono diventati una difficoltà giornaliera. Questa amministrazione è già nata con gravi difficoltà, con le casse comunali praticamente vuote, e non è la scusa del momento, come tutte le amministrazioni che dicono abbiamo trovato le casse vuote, perché veramente questa amministrazione è partita con gravi difficoltà. Senti, ma si farà la festa, non si farà? Ancora qualcuno dice il palio a Madonna. No, la festa si farà in economia, devo dire con grande contributo di tanti ragazzi, tanti artisti. Giochi d'artificio. I fuochi d'artificio. I soldi alla Madonna. Molto meno, ma a Padre Bognani ha tirato ricchi. Molto meno, lasciando stare Padre Bognani, è giusto che Maria Santissima delle Vittorie abbia la giusta visibilità come la città vuole, come i fedeli vogliono e come i cittadini di Piazza Armerina vogliono. Il palio dei Normanni si farà. Tra l'altro avremo anche un ospite d'onore che, e lo dico totalmente gratuito, la grandama sarà impersonata da Miss Italia 2013, Giusy Buscemi. Tu farai il gran magistrato, è vera questa notizia? Mi è stato quasi imposto dal sindaco. E vedremo, non c'è alcuna difficoltà. Io preferisco che qualcuno che ci tiene. L'evento di punta di questa estate armerina qual è? Ma l'evento di punta è che con tante difficoltà siamo riusciti ad assemblare un programma comunque ricco, con tanti artisti che si cimenteranno a divertire turisti e i nostri cittadini, mettendo in mostra la loro bravura in grande economia. Abbiamo dato servizi, abbiamo dato, diciamo, l'assistenza logistica, quasi tutti reciteranno delle parti gratuitamente. Un'altra cosa che l'opposizione vi critica è la mancanza di progettualità, finanziamenti, progetti. Ma non è vero, perché non solo entri nel mio settore, non solo gli stiamo curando tutti i progetti che le vecchie amministrazioni hanno, diciamo, portato avanti, e abbiamo superato tra l'altro con grandi difficoltà le criticità di questi progetti e li stiamo superando con grande voglia di portarli a termine, e quest'anno diversi porteranno dei soldi e anche dei cantieri. E partirà la Via Dolci nella parte sud, partirà il Museo del Palio, partirà il Canalicchio, il progetto del Canalicchio. Ma perché non le pubblicizzate? Questo soggetto già tre cose. Sei tu che non le pubblicizzi, perché sono sotto l'occhio di tutti, e vedrai anche i cantieri proprio aperti, che porteranno lavoro e risorse. Poi arrivano i nostri meriti totali, quindi quello che abbiamo veramente fatto noi. La Roncalli ha avuto un finanziamento di 1.340.000 euro, messa in sicurezza, una scuola praticamente a nuovo, che sicuramente l'anno prossimo inizieranno i lavori. La Leonardo Sciascia è una notizia di poco tempo fa, riceverà un finanziamento di oltre 700.000 euro, sempre per messa in sicurezza, e quindi risolvere tutti i problemi e le criticità di questa scuola. Noi abbiamo messo, è giusto che lo sappiano i cittadini, abbiamo messo al primo posto l'edilizia scolastica, e ti ricordo che questo progetto, questo bando è uscito solo con 9 giorni di margine. Noi siamo stati bravi a partecipare e intercettare questo finanziamento. I 9 giorni tra l'altro sono diventati anche una forma di selezione, perché pochi comuni hanno partecipato e noi siamo stati fra quelli, fra i più bravi, e che quindi abbiamo ricevuto questo finanziamento. Queste sono le grandi opere, e aspettiamo altro, perché noi non ci sta sfuggendo un solo bando e una sola possibilità di intercettare dei fondi comunitari, regionali, nazionali. E poi noi non disdegniamo il fatto di stare vicino ai cittadini, è la cosa che spesso ci criticano e di cui noi ne facciamo un vanto. Lunedì mattina dove devono andare? Come? Lunedì mattina dove devono andare a pulire?
Noi giorno per giorno abbiamo, capisco cosa vuoi dire, noi abbiamo messo su con tra servizi sociali e lavori pubblici una squadra e una forma di collaborazione che ha portato benefici alla città. Nonostante lato N1 praticamente è totalmente inefficiente, noi provvediamo a pulire la città non sui rifiuti ma sulle erbacce, sulla cura del decoro urbano. Giorno per giorno puliremo tutte le vie della città e le abbiamo già pulite e le stiamo pulendo. Senti, dicono che sei l'uomo di punta di Miroddi, perché insomma gli altri assessori sono un po' con le incellentate. Ma molto dipende anche dalle deleghe, ci sono delle deleghe più oscure come quella del bilancio, dove si lavora nelle stanze, dove si devono creare le condizioni per portare avanti le problematiche. Noi per esempio ci vantiamo che fra le nostre priorità sono le stabilizzazioni dei precari. Abbiamo, guarda caso, stabilizzato noi i primi 19, stiamo lavorando per stabilizzare gli altri.